Abbiamo fatto un'altra volta il giro, vi ho detto con la maglietta qui, adesso finiamo con una maglietta all'altezza catenella iniziale, come sempre, come vi ho detto prima, 2 e 3. Ok, di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Praticamente questo non cambia mai, le 3 magliette, le 3 catenelle, le 3 magliette non cambia mai nel foro, ok? 2 magliette, altezza, vado veloce perché lo sapete, 2, 3, 1, 2 e 3, ok, e l'abbiamo fatto di nuovo, ok? Adesso lavoriamo dove c'è la maglietta. Vi ricordate questa maglietta? Adesso entriamo nella maglietta e facciamo una maglietta, una catenella e una maglietta sempre nella stessa maglietta, ok? Stiamo ricostruendo un altro foro. Praticamente dove c'è la maglietta dobbiamo fare una maglietta, una catenella, una maglietta, poi di nuovo 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, dove c'è la maglietta qui, una maglietta, una catenella, una maglietta. Facciamo così per tutto il giro. Ok, siamo all'ultimo giro, vedete che ho fatto una maglietta, una catenella, una maglietta, sempre dove abbiamo fatto la maglietta, vedete come viene? Così. Se riesco a far vedere bene. Ok, così. Adesso siamo all'ultimo giro, come sempre facciamo una maglietta all'altezza catenella iniziale. Ok. Perfetto. Adesso 3 catenelle, 1, 2, 3. E giriamo il lavoro e rifacciamo sempre le 3 magliette, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, le 3 magliette di nuovo nel foro, lavoriamo sempre nei fori, 2 e 3, scusate, ok. 3, ok? Adesso andiamo a fare dove c'è il foro una maglietta, una catenella, una maglietta. Facciamo di nuovo nel foro una maglietta, 2 catenelle e di nuovo una maglietta nel foro, ok? Prima era una catenella, adesso diventano 2, ok? Non cambia nulla, solo una catenella in più. Di nuovo nel foro 3 magliette e così via. Facciamo il giro così, ok? 3 magliette, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 magliette sempre nel foro. Ricordate che dove arriva la V dobbiamo fare una maglietta, 2 catenelle, una maglietta, ok? In questa parte, una maglietta, una catenella, 2 catenelle, una maglietta e poi di qua sempre 3 magliette e così via, fino ad arrivare alle 3 maglie, alle 3 catenelle che forma una maglietta. Finiamo il giro con la nostra maglietta, all'altezza catenella iniziale facciamo la nostra maglietta. Ok, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e giriamo il lavoro. Sempre qui le 3 magliette, ormai lo sappiamo. 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 magliette, 1, 2 e 3. Adesso andiamo nel nostro foro dove abbiamo fatto una maglietta, 2 catenelle, una maglietta. Adesso facciamo, costruiamo il nostro il motivo che dobbiamo andare ad arrivare alle 3 magliette. Come facciamo? Facciamo 2 magliette nel foro, 1, 1, rientriamo 2, ok? 2 catenelle, 1 e 2, poi di nuovo rientriamo e facciamo altre 2 magliette, vedete? Così. Ok, abbiamo ricostruito di nuovo 2 magliette, 2 catenelle, 2 magliette, dove abbiamo fatto una maglietta
2 catenelle e una magliata, vi ricordate? Qua facciamo di nuovo 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette e nel foro piccolino, vedete, facciamo 2 magliette, 2 catenelle, 2 magliette, tutto il giro così. Ricordate, quando arrivate nell'altro foro piccolino fate 2 magliette, 2 catenelle, 2 magliette, facciamo il giro tutto così. Ok, finiamo il giro, vedete, 2 magliette, abbiamo fatto 2 catenelle, 2 magliette, poi sempre il solito 3 magliette, 2 catenelle, 3 catenelle, 3 magliette. Adesso facciamo la nostra maglietta all'altezza catenella iniziale. Iniziamo. 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo fare, dove abbiamo fatto le 2 magliette, 2 catenelle, 2 magliette, dobbiamo rifare lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui. 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, tutto uguale, ok? Per cui iniziamo nella prima, 3 magliette, 1, 2, vado veloce, ok? 2, 3, 1, 2, 3, e poi di nuovo 3 magliette, 1, sempre nello stesso foro, 2, 2 e 3. Adesso costruiamo dove abbiamo fatto le 2 magliette, 2 catenelle, 2 magliette, di nuovo 3 magliette, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, la stessa cosa e 3 magliette. Facciamo la stessa cosa che facciamo da prima, 2 e 3. Stop. Qua abbiamo aumentato, vedete? Adesso di nuovo 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, dove ci sono le 2 magliette sottostante, vedete? Fate 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, tutto così per tutto il giro. Ok, vedete che abbiamo costruito di nuovo, dove ci sono sotto le 2 magliette, 2 catenelle, 2 magliette, abbiamo fatto le 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette. Adesso finiamo, vedete, abbiamo lavorato tutte le maglie. Ok? Adesso finiamo il giro con l'altezza catenella iniziale con una maglietta, ok? 1, 2, 3 e rifate di nuovo 3 catenelle, 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette. Poi qua con, anzi, ve lo faccio vedere così almeno non ci sbagliamo, ok? Facciamo le 3 magliette, 1, volevo 2, scusate, 2, 3. 1, 2, 3 e poi 3 magliette, sempre uguale, non cambia. 2, 3. Adesso cosa facciamo? Facciamo una catenella di separazione, una catenella di separazione e passiamo di nuovo al nostro 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, una catenella di separazione, 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette. Facciamo il giro tutto così. Nel secondo giro abbiamo fatto adesso una catenella, nel secondo giro fate 2 catenelle, ok? Allora, in questo giro fate tutta una catenella, allora 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, una catenella di separazione, di nuovo 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, una catenella di separazione per tutto il giro. Nel secondo giro fate 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, 2 catenelle di separazione, di nuovo 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette e tutto il giro fa così. Per cui ricordate che questo giro è una catenella di separazione, secondo giro 2 catenelle di separazione. Facciamo questo. Avevo detto che vi facevo vedere dopo, ma forse è meglio che lo faccio vedere adesso prima che sbagliate l'ultimo gioco lavori. Allora abbiamo fatto, ricordate che abbiamo fatto 3 catenelle, 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, una catenella di separazione, di nuovo 3 magliette, 2, 3 catenelle, 3 magliette, una catenella di separazione. Finiamo con le 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, una maglietta all'altezza catenella iniziale. Ok? 3 catenelle, 1, 2, 3 e giriamo il lavoro. Adesso di nuovo fate 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette. Prima abbiamo fatto una catenella di separazione, adesso ne fate 2. 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, 2 catenelle di separazione e così via, ok? Volevo precisare prima che si sbagliava il lavoro, ok? A dopo. Ok, siamo all'ultimo giro e facciamo di nuovo la nostra maglietta all'altezza catenella iniziale, ok? 3 catenelle, 1, 2, 3. Questo è l'ultimo giro, ok? Rifacciamo di nuovo le 3 magliette, 1,
2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, di nuovo 3 magliette, 1, 2 e 3. Adesso, ok. Adesso cosa facciamo? Vedete questo foro qui che abbiamo fatto le 2 catenelle prima? Entriamo e facciamo una maglietta, 2 catenelle, rientriamo e facciamo un'altra maglietta. Così. Vedete? Così. Questo è tutto il lavoro. Di nuovo, 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, nel foro qui una maglietta, 2 catenelle, una maglietta, di nuovo tutto il giro fare così. Dove ci sono questi fori dobbiamo fare una maglietta, 2 catenelle, una maglietta nel foro e qui lo facciamo sempre uguale, ok? In tutti i fori, va bene? Quando ci sono i fori fare di nuovo una maglietta, 2 catenelle, una maglietta, ok? Facciamo l'ultimo giro. Ok. Abbiamo fatto, vedete, anche qui una maglietta, 2 catenelle, una maglietta in tutto il giro, vedete? Sempre facendo di nuovo le 3 magliette, quello lo sapete già, 3 magliette, 3 catenelle, 3 magliette, ok? Oh, finiamo il giro con la nostra maglietta all'altezza catenella iniziale. E abbiamo finito il lavoro. Una catenella e chiudiamo, tagliamo il nostro filo. Ok? Fine. Vedete com'è bello? Ecco. Un attimo, vedo di farvi aiutare. Ah. Questo è il rovescio e questo è il dritto. Vedete com'è venuto bello il nostro angelo? Vedete? Dalla punta di qua, scendendo. Vedete com'è bello? Adesso cosa facciamo? Facciamo i... Prendiamo, io ho questo qua, ragazzi, ve l'ho detto, se qualcuno ha qualcosa di diverso, potete anche usare quello di Natale, mettendolo vicino, incollando vicino. E adesso non ho quello per mettere sugli alberi, non mi viene la parola, scusatemi. L'ho ricciato pochino pochino intorno, vedete, tutto dai lati e viene lo stesso bello. Vediamo se riesco a cercarlo io un secondo. Ok, non sono riuscita a trovarle, però la parola era ghirlande natalizie. Prendetelo, mettete tutto intorno, ognuno lo può fare come vuole. Io l'ho fatto di questo qui. Adesso lo facciamo, per esempio, chi lo vuole, ce l'ha e questo lamè in argento lo può usare, intanto si può trovare per cui dappertutto. Adesso facciamo così, iniziamo, io lo faccio vedere lo stesso come fare. Iniziamo nella parte di qua, vedete? Usiamo l'uncinetto del 2,5 che avevo detto all'inizio. Andiamo nella prima catenella qui e facciamo una maglia bassissima, vedete? Così. Lavoriamo tutto intorno, ok? Chi vuole, l'ho detto, può usare anche queste ghirlande natalizie e metterle tutte intorno con una colla piccolina, calda, senza aver problemi, avete capito come voglio dire. Adesso vi faccio vedere poi come viene la finale. Io l'ho fatto così, ve lo ripeto, avevo questo qui in casa perché l'avevo usato l'anno scorso e per quello. Ok. Vedete come dovete fare? Tutta a maglia bassissima, tutto intorno. Ricordate una cosa, non fate troppe maglie basse perché sennò poi si incomincia a diventare troppo molle, troppo stropicciato. Invece dovete fare, per esempio, qua sono 3 catenelle, ne fate 3, massimo a 4 se l'avete proprio piccolino. Vedete? Così. Vedete come viene? Poi entrate qui dentro ogni buccia, cioè ogni foretto. Vedete come viene bello? Tutta maglia bassissima sto facendo, maglie basse, scusa. Scusate, andate via la voce. Tutta maglie basse, non sto facendo altro che girare intorno il nostro lamè argento per far venire bello il nostro lavoro. Vedete come viene bello? Ok.
così. Non è anche facile, ve lo dico, ogni tanto si inceppa nell'uncinetto, ecco, vedete come adesso. Ok. Così. Ok. Io vi sto facendo vedere come far venire bello il nostro angioletto. L'ho fatto grande perché alcuni possono metterlo sia nella finestra sia come entrata, dove volete voi. Vedete? E potete farlo anche piccolissimo facendo un filo piccolino sottilissimo e vi viene il vostro angioletto. Io l'ho fatto grande perché mi serviva, ve lo dico, per l'asilo del mio bambino, perché aiuta la scuola a decorare il nostro Natale. E per cui mi serviva grande e poi sinceramente mi serviva anche per casa mia, perché quest'anno ho deciso con voi di fare le cose natalizie facendo a mano, lavorazioni nostre con le nostre mani. Vedete come viene? Adesso esco fuori, ogni tanto si fa nel nostro uncinetto perché è normale, sento una cosa sottilissima. Vedete come viene bello? Come viene bello proprio il lavoro. Ok, adesso io faccio tutto il giro, ok? Tutto il giro e poi vi dico cosa ho fatto. Ok, e dopo. Okay. Dopo aver fatto tutto il giro, vedete com'è venuto bello? Ok? Perché è rigido? Perché io cosa ho fatto? Dopo averlo finito, il nostro angioletto, vedete com'è bello? Dopo aver finito ho preso questo qui è plastica, lo troverete dal Brigo, Self Service, fai da te, e troverete questo pannello, vedete? E io l'ho ritagliato alla forma del nostro angioletto, ho preso la colla calda, ma sapete quella colla non troppo forte, è solamente per fare le nostre decorazioni, se no potete usare anche il Vinavil, o se no potete usare anche, adesso, e Venical, adesso non mi ricordo precisamente come si chiama, e Venical mi sembra. Si mette metà del barattolo dentro una ciotola grande, prendete un metà di bicchiere, mettete tutte e due dentro, poi cosa fate? Prendete il vostro angelo, senza questo qua che non vuole fare con la plastica, lo immerge per bene dentro questa colla che è chiamata colla, stringete bene, poi prendete un piatto di plastica grande, dipende quanto è il vostro angelo, una carta pellicola e mettete, dopo aver strizzato bene l'angelo, mettete per bene come per esempio come questo e poi lo lasciate lì ad asciugare, diventa bello rigido così. Io adesso ho voluto usare questo qua perché sento che lo voglio portare all'asilo, no, così i bambini non distruggono. Invece per noi lo possiamo fare con quella colla che vi ho detto adesso. E adesso non mi ricordo precisamente se si chiama. Aspettate un attimo, Venical mi sembra che si chiama Venical, che va diluito metà di quella bottiglietta dentro una ciotola grande con metà di bicchiere di acqua per far diventare questa colla trasparente e i nostri lavori belli rigidi, ok? E così abbiamo fatto. Vedete, io l'ho già decorato tutto e chi vuole farlo con questo pannello, vedete, si chiama pannello di plastica alveolare bianco, vedete? Bianco, lo troverete, ve l'ho detto, in tutti i Brigo e fai da te, Self Service, tanto non costa nulla, per cui mi danno un bel grosso di mi sembra che questo qui era 1 metro per 500, adesso non mi ricordo, 1,5 metro, una cosa del genere, non mi ricordo bene, e poi poter fare il nostro angelo bello come lo vogliamo. Poi cosa faccio? Faccio, entro qua dentro, metto il nostro filo qua dentro, un argentato naturalmente, e lo appendiamo dove vogliamo.
Spero che anche questo mio progetto vi sia piaciuto. E cosa dire? Adesso faremo anche altre cose natalizie, perché penso che questa settimana voglio dedicare tutte le cose natalizie, perché così anche voi potete già iniziare a fare i lavoretti, perché se lo faccio fra 2 settimane non avete neanche tempo. Ecco perché questa settimana mi dedico a voi su queste cose. Il prossimo progetto ve lo dedico già anticipatamente, sarà il nostro albero da mettere o sulla porta dell'entrata o in casa, ma sarà, non è un albero come i pini, ma un albero bello da far vedere veramente le nostre idee che abbiamo, sempre non andare a spendere. Invece senza spendere faremo delle cose bellissime. Ok, grazie. Io intanto dico grazie a tutte le persone che stanno arrivando sulla mia pagina e a tutti che si stanno iscrivendo al mio canale. Veramente dico tantissimo grazie e spero che mi seguite sempre. E cosa dire? Ragazze, al prossimo tutorial. Grazie, un bacio da Stellina.